continuiamo allora con i quaderni del 1943. Vi ricordo che tutti questi libri di Mario Batorta li potete trovare nelle librerie, sono pubblicati dal Centro Editoriale Valtortiano, che detiene il copyright di tutti i testi valtortiani, ma li potete comprare da loro oppure anche su internet, qualunque libreria, non c'è problema, li trovate ovunque. Riprendiamo però quello che stavamo dicendo. I quaderni del 43 cominciano il giovedì santo del 1943, che è il 22 di aprile. Ora, lì è lei che scrive. E l'ultima, diciamo così, parola sua di quel giovedì sera, adesso ve la leggo, è questa, è una semplice frase. Penso che domani è venerdì santo, il giorno dei giorni per me. Vorrei accumulare sacrifici e sacrifici per fare di esso un vero giorno di espiazione. Ma può fare così poche cose ormai Maria? Ebbene, faremo quelle poche cose. Del resto, può darsi che domani ci pensi Gesù a darmi la mia parte di dolore espiatorio. Io sto qui, ben stretta la croce. È il posto delle Marie, del resto. Così non mi sfuggirà neppure un cenno del mio Redentore. Questa frase qui, queste tre o quattro frasi, non sono banali. C'è il preambolo di tutto quello che avverrà. Maria Batorta ha fatto due offerte di sé a Gesù. La prima alla misericordia divina, la seconda alla giustizia divina per la salvezza delle anime. La sua vita è già a questo punto, è già dedicata alla salvezza delle anime. I suoi dolori, la sua passione, i suoi dolori che erano veramente atroci, li offre sempre per la salvezza delle anime. E sta facendo quello che hanno fatto tante altre anime vittime. Nella storia ne abbiamo tante. Mi viene in mente Martha Robin, ad esempio, in Francia. Ma si potrebbe continuare. Sono anime che Dio sceglie e per questa, proprio per salvare e dagli uomini e in qualche modo ampliare la sua misericordia. Siamo nel mistero più completo, siamo nella dimensione soprannaturale, quindi non dobbiamo schiacciarci o dobbiamo considerare incolti perché non riusciamo a capire. No, qui è proprio, si tratta semplicemente di dire d'accordo, è la regola dell'amore. Un'unica cosa che semmai possiamo dirci è ma io e qui c'è dentro tutti, io conosco le vie dell'amore, dell'amore divino che si è ad esempio rivelato qui a Maria Batorta. Bene, poi arriva il venerdì santo, 23 aprile 1943. Però bisogna ricordarci che cosa stava succedendo in quell'epoca. Periodo storico vi bello ricordo intenso. Che all'epoca, intorno ad aprile, cominciarono a tornare i treni dalla Russia, i treni di soldati. Perché? Perché la linea del fronte in Russia, perché eravamo in guerra, era stata sfondata dai russi. L'esercito sovietico stava vincendo, aveva preso il sopravvento e gli italiani avevano avuto una catastrofe in quell'inverno terribile, lo sappiamo bene. E gli ultimi residui di quello che fu l'esercito, la spedizione, arrivavano. Quindi in Italia i rimasti cominciavano a far sentire il dramma vero della guerra e quindi in questo clima, che oltretutto comincia a crescere, 43, i bombardamenti alleati iniziano, quindi non possiamo, Maria Batorta non vive in uno stato, in una situazione di indifferenza, vive quei momenti, li vive con tutto il suo essere, anche perché sua mamma tifava per il Duce,
per cui lei no, ma la madre sì. L'atteggiamento era quello della signora Iside. Sì, però a questo punto tutto si andava sfaldando, pochi mesi e sarebbe finito tutto. 25 di luglio, ma ne parla Maria Valtorta, anzi l'anticipa. Bene, il 23 aprile inizia così, è Gesù che parla nel cuore di Maria Valtorta. Vi ripeto, non è un'impressione, è un dettato, esattamente come la maestra fa con i bambini a scuola e che detta, i bambini devono scrivere. Qui è Gesù che detta e Maria scrive. Prima che tu inizi, quindi Maria Valtorta non è assolutamente in estasi, è presente sempre anche nei dettati. Dunque, qui purtroppo dobbiamo definire la questione. Se estasi vuol dire uscire da sé, per un contatto privilegiato con Dio, per cui non percepisci più ciò che ci sta attorno, Maria Valtorta non è in estasi. Molto serio. Perché? Perché lei è vivissima. In tutti i dettati poteva capitare. Potrebbe cercare e raccontarlo. Lei poteva essere interrotta, Gesù o chi per lui si fermava, e succedeva quel che doveva succedere, dopodiché riprendeva da quel punto. Ma non immaginate cose importanti, arriva un altro sacerdote, no, cosa più semplice, arriva Matteo 18 e dice, senti un po', ti piace questa minestra? Maria Valtorta rispondeva dolcemente e quindi si fermava nello scrivere e poi. Qui poi, in questo iniziale, in questo periodo iniziale, le interruzioni erano ancora maggiori. Leggiamo. Allora, dice Gesù, la prima volta mio padre per purificare la terra mandò un lavacro d'acque, la seconda mandò un lavacro di sangue. E che sangue! Né il primo né il secondo lavacro sono valsi a fare degli uomini dei figli di Dio. Ora il padre è stanco e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno, perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo e il loro dominatore, Lucifero, li tortura per spingerli a bestemmiarci per farne dei suoi completi figli. Io verrei una seconda volta a morire per salvarli da una morte più atroce ancora, ma il Padre mio non lo permette. Il mio amore lo permetterebbe, la giustizia no. Sa che sarebbe inutile, perciò verrò soltanto all'ultima ora. Ma guai a quelli che in quell'ora mi vedranno avendo eletto a loro signore Lucifero. Non vi sarà bisogno di armi nelle mani dei miei angeli per vincere la battaglia contro gli anticristi. Basterà il mio sguardo. Oh, se gli uomini sapessero ancora volgersi a me, che sono la salvezza. Non desidero che questo, e piango perché vedo che niente è capace di fare loro alzare il capo verso il cielo, da dove io tendo loro le braccia. Soffri, Maria, e di ai buoni di soffrire per sopperire al mio secondo martirio, che il Padre non vuole io compiere. Questo qui è solamente una parte, non è ancora finito, ma possiamo fermarci. Se avete ascoltato con attenzione, certamente molte domande saltano fuori, vengono, sorgono, ma è un linguaggio molto umano, si parla di questioni anche terrene, sembra gesti, un rapporto quasi di familiare, eccetera. Sì, ma il problema, quello che noi ci dimentichiamo, è che il Signore ci ama, vuole che noi stiamo con Lui. Ci ha creati non per questa vita, ma per la vita eterna e per vivere con Lui. La grande nostra tragedia è che questo noi lo dimentichiamo.
E l'unico modo per far sì che gli uomini vadano a Dio sarebbe amare, ma gli uomini vogliono solo amarsi. Ci siamo dentro tutti, tutti quanti. Qual è la prova che tutti possiamo vedere che non seguiamo l'amore di Cristo, ma seguiamo il nostro amore? E che non siamo umili. Gli uomini di per sé non sono umili, cerchiamo altre cose. L'umiltà è aver ben presente Dio onnipotente e la nostra nullità. Purtroppo vogliamo porci in una situazione esattamente opposta. Io sono Dio, io faccio quello che voglio, non voglio interferenza. Se Dio ha qualcosa da dire, per favore, si metta da una parte, perché io non voglio interferenza. Così è l'uomo di ieri, ma anche l'uomo di oggi. Gesù vorrebbe morire di nuovo, dice qui, pur di dare agli uomini, quindi a me e a te, di darci la possibilità di ritornare, anzi di andare al Padre. Ed è questo che Maria Valtorta sta tentando con tutta la sua fatica, con tutta la sua con tutti i suoi dolori, che non cessano mai, e la fatica di scrivere. C'è un particolare, tra l'altro, lascia che si scatenino i castighi dell'inferno. Era quello che stava accadendo. La Seconda Guerra Mondiale, con quello che ha patito l'Italia, è l'immagine dell'uomo che si mette contro l'uomo.